Vorrei un attimino. Buongiorno a tutti, grazie agli intervenuti e anche a quelli che suppongo per modi particolari contingenti, non me l'aspettavo. Consentitemi di iniziare con le doverose condoglianze che tempo fa era l'assessore regionale Ettore Alberini, perché ha perso la mamma. Quindi in questo momento l'Ordine dei Medici ci è particolarmente vicino. L'ho voluto fare in premessa perché dopo si parlerà anche delle sue responsabilità che esulano dall'evento naturalmente. Grazie. Bene, io ho convocato questa conferenza stampa perché ci sono delle cose da chiarire e delle comunicazioni importanti da fare. Come voi sapete, diciamo che intorno al limite di Campi Sarentina c'è stato sempre un grande interesse, in positivo e in negativo, però certamente una struttura territoriale. Diciamo un poco al centro dell'attenzione. Che cosa ha spinto l'Ordine a vedere chiaro in tutto quello che ruota intorno al centro I? Il dovere dell'Ordine dei Medici, tutelare il cittadino, tutelare i diritti del cittadino e per far sì che il cittadino, utente, malato, quindi in condizioni di inferiorità psicologica temporaneamente, perché non riacquista il bene supremo che è la salute, possa essere nelle migliori condizioni per usufruire di quello che il Servizio Sanitario Nazionale e anche altre strutture gli possono offrire nella massima correttezza. Di questo l'Ordine si deve far carico prioritariamente. Per gli ordini, la tutela del cittadino è al primo punto. Poi chiaramente anche la tutela del medico, che deontologicamente si comporti bene. Gli interessi particolari dei medici, come voi ben sapete, non attengono all'ordine ma alle varie sigle sindacali. Per cui l'ordine deve intervenire esclusivamente garantendo il corretto comportamento deontologico da parte dei cittadini, dei medici. Abbiamo letto diverse posizioni. Ho visto con rammarico ieri mattina anche un servizio, diciamo pure non certamente spontaneo, mi perdoni la dottoressa Colluto e mi perdoni Tederama, io sapete con gli organi di informazione ho avuto sempre un rapporto molto molto fraterno, chiaro, quindi quando vedo determinate cose non mi sembrano si riferisce casuali. A che cosa si può chiarire tranquillamente, non mi interrompo dopo. Volentieri, dopo mi farà tutte le osservazioni. Allora, siccome dagli organi di informazione trapela, o anzi sembra quasi diciamo scontata una contrapposizione
dell'ordine dei medici rispetto a quella che è una struttura, ripeto, territoriale, beh, è chiaro che bisogna chiarire come stanno le cose. Intanto mi fa piacere che sul problema IMID siano, diciamo, intervenuti di parte, anzi, tutto l'arco costituzionale per la soluzione di questo problema. All'ordine non può che fare piacere, perché la soluzione di questo problema, perché è un problema, riguarda principalmente i cittadini. E siccome il problema è di facilissima soluzione, è sufficiente che si sedano tre minuti tutti per far sì che il problema diventi un qualche cosa di risolto e si possa cominciare a guardare nella legalità al futuro nell'interesse di questi pazienti che hanno diritto di essere curati. Sorvolo sul fatto come dove quello non riguarda certamente l'ordine dei medici, ma hanno il diritto di essere curati in condizioni di sicurezza. Sarà una conferenza stampa abbastanza lunga, spero che voi comprendiate che noi vogliamo sincerare nell'interesse dei cittadini ogni angolo. E poi, se guardate le comunicazioni che ho fatto al direttore generale e all'assessore alla sanità, ma principalmente quelle fatte al direttore generale, io vorrei che voi soffermaste sull'ultimo video della comunicazione, dove parlo di irresponsabilità. È un'affermazione forte per un presidente di un ordine che non agisce, il presidente non agisce da solo in questo momento, ma agisce per mandato unanime del Consiglio, qui rappresentato da quattro presidieri, ovviamente una giornata lavorativa, che rappresentano il volere del Consiglio. Ma bisogna cominciare a capire come è nato il problema. Allora, nel settembre del 2012 mi hanno telefonato dei colleghi dalla Basilicata, uno da Potenza, uno da Matera, per chiedermi informazioni sul professor Minelli e sull'uranio impoverito e io sono rimasto un po' così sui due piedi. Questi colleghi avevano dei pazienti che erano stati esposti all'uranio impoverito, ma io mi sono assunto la responsabilità di dire: attenzione colleghi, quei pazienti lasciateli lì dove sono, perché nel centro IMI di Campi Salentina noi abbiamo il dovere di tutelare i cittadini, ve lo ricordo sempre. Nel centro IMI di Campi Salentina non esiste nessuna competenza derivante da comprovata esperienza sull'uranio impoverito. Ovviamente queste cose si dicono con grande dispiacere, perché a noi fa piacere, come dire, esaltare quelle che sono le professionalità che abbiamo sul territorio, però dall'altra parte dobbiamo stare molto attenti per
vedere se questo esaltare delle specificità presenti sul territorio contrasti con quello che è il bene del cittadino. Noi dobbiamo offrire, ripeto, al cittadino le migliori prestazioni derivanti da comprovate esperienze. Diciamo che sono rimasto un po' così. Ho informato naturalmente il Consiglio dell'Ordine di quanto era accaduto, ma dopo qualche giorno, purtroppo, per un invito, per una richiesta di patrocinio fatta all'Ordine dei Medici per un congresso fatta al dottor Minelli, praticamente venivo a conoscenza, con rammarico, di un foglio intestato che voi avete in allegato, dopo le lettere al direttore e all'assessore, avete in allegato, se voi guardate sulla parte destra, sono elencate tantissime competenze che probabilmente in un centro universitario polispecialistico di Houston non si trovano. E allora non è il problema dell'Ordine dei Medici, il problema dell'Ordine dei Medici è garantire che quelle persone che prendono visione, e credo che ce ne siano a migliaia, considerato anche il modo di porsi di questa inizio, di tutto quello che gira intorno, il direttore generale, eccetera, significa che tantissimi cittadini hanno preso conoscenza di tante competenze, di tante, diciamo, cose che si effettuerebbero nei limiti e che non rispondono assolutamente al vero. È una cosa molto importante. Una cosa molto importante perché la legge sulla pubblicità sanitaria del 2012 è molto chiara in materia. Praticamente si dice che la pubblicità deve essere chiara, precisa. Adesso la legge, da un po' di tempo la legge Bassanini consente di fare pubblicità in qualunque modo, però la pubblicità deve essere chiara, precisa, non ingannevole e che non si presti ad equivoci. Quindi è chiaro che quando si leggono tutte queste cose, derivanti peraltro colpevolmente da una delibera di giunta regionale che individua in modo assolutamente improprio nei limiti di Campi Salentina un centro di riferimento regionale nel circuito nazionale per l'uranio impoverito, beh, mi sembra che si superino i limiti dell'accettazione, della possibile accettazione in questo momento. Questo è stato segnalato con molta discrezione, perché chi di voi mi conosce, credo tutti, sa benissimo che in quest'ordine non ha messo mai piede. L'ordine e il suo presidente in particolare amano molto lavorare, poco apparire. Per cui fuori dall'ordine certamente è stata sempre la politica e tutto quello che può ruotare all'interno della politica, perché riteniamo che ci siano sedi consone perché questo avvenga. Quindi, non avendo mai assolutamente voluto fare politica in quest'ordine, io ho informato in via molto molto riservata di questa faccenda
il presidente Vendola che mi chiamò al telefono per dire veditela con Attolini. Quindi Attolini, quindi il vicepresidente della Regione Puglia, l'avvocato Loredana Capone, che è a conoscenza da oltre 3 mesi di tutto quello che non si può fare, che non si può fare nei limiti, ma noi teniamo la soluzione immediata. Chi ha scritto che l'Ordine dei Medici è un braccio di ferro sotterraneo con l'Ordine dei Medici è lontano anni miglio dalla realtà, anni luce dalla realtà. L'Ordine dei Medici invece vuole collaborare sempre la soluzione del problema è al bene primario di un individuo che è la salute. Quindi queste persone, insieme ad Attolini, erano a conoscenza. Sono andato più volte a Bari per dire, signori, voi avete autorizzato, avete fatto centro di riferimento regionale per l'uranio impoverito, un centro dove di uranio impoverito non si è visto mai nulla, nulla. E lo dice poi anche il dottore Minelli con una comunicazione che ha fatto al Presidente. Poi c'è di più, che nella elencazione di tutto quello che voi trovate alla sinistra è riportato anche una malattia molto grave, che è il pemfigo e che non può essere curata a parole. Il pemfigo va curato in strutture adeguate, specializzate, però mi risulta in questo foglio che voi avete, risultano tra le elencazioni di tutto anche queste malattie. L'ordine non può consentire che un cittadino affetto da pemfigo, sono malattie non comuni ma comunque gravissime, possa essere curato in ordine malato per assoluta mancanza di esperienza dovuta a conoscenza. Che cosa è accaduto subito dopo? Che lo stupore manifestatomi dalla vicepresidente per questa situazione non si è tramutato in atti dovuti a tutela del cittadino. Lo stupore dell'assessore Attolini non si è tramutato in fatti concreti. Cioè prendiamo atto che lì di questo non c'è nulla, revochiamo semplicemente la delibera e mettiamo in condizione i pazienti che vogliono essere curati dallo stesso medico, tutto quello che noi vogliamo, essere curati in condizioni di sicurezza. Condizioni di sicurezza sono quelle condizioni che permettono il ricovero senza rischi. Nulla. Allora il Presidente ha preso carta e penna e ha scritto, se guardate bene non c'è neanche il foglio intestato dell'ordine, c'è il timbro, perché questo non l'ho fatto vedere neanche ai dipendenti per una questione di estrema riservatezza, capendo bene che si era anche a ridosso di una campagna elettorale, estrema riservatezza. Protocollo 3040 del 28 dicembre 2012 all'assessore, in cui praticamente lo invitavo a fare un giro per verificare tante cose. Era un modo per dire: assessore, ci sono questi problemi. Un assessore mi sono visto, assessore mortificato, ma comunque nessun risultato. Il 2 gennaio del 2013 ho scritto una lettera circostanziata al direttore generale, al direttore sanitario, al direttore amministrativo, all'onorevole Vendola, all'avvocato Loredana Capone, all'assessore Ettore Attolini, al dottor Luigi Lanzolla,
che è direttore del distretto sanitario di Campi Salentina, attenzione, è quello che dovrebbe occuparsi dell'ospedale, che non è ospedale, dell'IMI di Campi Salentina, allocato in un ospedale dismesso. Perché se ieri in quel servizio avessero fatto vedere l'assoluta mancanza di qualsiasi norma di sicurezza a partire dall'ascensore, dove di pulsanti ce ne sono 10, ma 7 sono vuoti, per cui se uno ci mette il dito dentro è lo squallore più completo. Allora un ospedale dismesso, che agli occhi anche di altre autorità molto importanti, di cui parlerò dopo, e che giustificano, ma non soltanto quello, l'ultimo verso, l'ultimo rigo della mia lettera al direttore generale, dove dico che irresponsabile, non so. Beh, allora probabilmente avremmo cominciato a capire del perché in tutta Italia girano informazioni assolutamente sbagliate, i cittadini si abbeverano di informazioni assolutamente sbagliate e l'ordine dei medici deve tutelare. Il direttore generale, premetto che tutto è registrato da un mio operatore, per cui metto anche a disposizione di chi eventualmente volesse farsi giustizia, metto a disposizione la registrazione, non è un problema. Quindi il direttore generale dal 2 gennaio 2013 non soltanto non ha risposto al Presidente, questo attiene, voglio dire, ai comportamenti sui quali noi non vogliamo interferire, ma non ha dato risposte ai cittadini con interventi precisi per parecchio tempo. Voi leggerete tutte le argomentazioni che dimostrano in modo chiarissimo che non c'è la possibilità di fare un ricovero in sicurezza, mancano i requisiti minimi perché ci siano ricoveri in sicurezza. Che cosa significa questo? Che bisogna chiudere? Ma no, ma neanche per idea. L'ordine dei medici è sempre invece non disponibile, ma auspica che i servizi aumentino per i cittadini. Quella che è la programmazione, però, non attiene all'ordine dei medici. La programmazione attiene alla regione e alla ASL, e con l'ultima legge, sentito il parere obbligatorio del Consiglio dei Sanitari, e qualora il Consiglio dei Sanitari abbia un'idea diversa da quella dell'amministratore, l'amministratore ha l'obbligo, lo può fare, ma ha l'obbligo di motivare. Quindi per noi il discorso di chiusura non esiste, non c'è nessun braccio di ferro con limiti o con il direttore generale, ci sono soltanto rapporti istituzionali dovuti. Allora, avere letto sui giornali che ci sono posizioni convergenti, ma anche se fossero state divergenti, credo che l'ordine dei medici abbia spalle sufficientemente larghe per comportamenti che, vogliamo dire, atavicamente anche i miei predecessori, ma io certamente da 20 anni ho fatto vedere in modo chiaro e cristallino. Allora, signori, l'ordine dei medici dice una cosa semplice: se non ci sono interessi particolari, e io ovviamente immagino che non ce ne siano, o quantomeno lo spero, il problema lo si può risolvere in 3 minuti. Acclarato che nell'ospedale dismesso di Campi Salentina non c'è nessun requisito minimo
per poter effettuare un ricovero non significa che coloro che vengono curati al limite non possono continuare ad essere curati, per carità, ci sono 10-11 ospedali nella provincia di Lecce, alcuni dei quali con piani interi vuoti perché c'è stato l'accorpamento di vari reparti, e quindi si può prendere tranquillamente un piano dell'ospedale X, dal Fazzi a quello di Poggiardo, un ospedale X, mettervi dentro questa IMID che può continuare, che può e deve continuare a vivere in modo corretto naturalmente, facendo le cose che effettivamente sa fare, e quindi continuare a curare i pazienti secondo quelli che sono i canoni della sicurezza e della buona pratica. Punto. È un discorso semplicissimo. Se invece si vuole continuare a ricoverare, perché questo è lo scopo, parliamoci chiaro, ieri mattina io ho difficoltà a immaginare che la dottoressa Colludo si trovava per caso. No, infatti ci hanno contattato i malati, mica siamo andati per caso. Ognuno fa il suo mestiere. Tranquillamente tutto quello che si faceva lì, in condizioni di sicurezza, perché mancano lì che ovviamente ci sono in qualsiasi ospedale della provincia di Lecce. Naturalmente non lo si andrà ad allocare in altro ospedale completamente dismesso, perché sarebbe come fare la stessa cosa ai campi. Stabilito questo, però, questo diciamo è l'interesse dell'ordine, dovete immaginare che dovete immaginare che questi fogli che voi avete, quella è anche pubblicità sanitaria, scorretta, infedele, mentace, siano in tantissimi posti, poi vi dico anche dove, in particolare. E allora l'ordine ha detto agli amministratori della regione: provvedete come voi ritenete opportuno. Quelle lettere sono andate esclusivamente a quelle persone, più il dottore Fulvio Longo, perché l'assessore mi ha autorizzato a dargliele. Perché solo a loro? Per quella forma di riservatezza che io ritenevo che l'ordine dovesse avere, e mi sono sbagliato, visto il periodo elettorale. Quindi, egregi signori della regione, sappiate che qui l'ordine ha interesse di risolvere un problema, non di porre un caso, è il modo più assoluto, risolvere un problema. Lo volete fare in silenzio? Posso dire alla chetichella, fatelo, senza clamore. Il Consiglio dell'Ordine mi ha dato un mandato preciso, non nell'ultimo, ma nella precedente riunione. La Regione faccia nella più assoluta riservatezza tutto quello che ritiene opportuno fare con immediatezza, e quindi lo poteva fare senza clamore, oppure l'ordine dei medici interverrà con immediatezza a tutela del cittadino. E naturalmente, visto che questo oltretutto, poi sono anche opaco, hanno ritenuto probabilmente di condizionare un ordine professionale che se ne frega altamente di tutto il resto, di tutto quello che non è la tutela del cittadino, non ha interesse. La campagna elettorale può andare come vuole, nell'ordine dei medici guidato da Pepe non esiste politica, e questo me lo riconoscono. Non lo hanno fatto, anzi, vedete, io potrei dirvi dell'IMID chiusa, perché ho anche il decreto dell'Agenzia delle Entrate.
gli ha successo, cioè quella dei malati. Potrei dirvi di quello che mi è stato chiesto stamattina come informazione da alcuni presidenti di altre associazioni, ma l'ordine in questo comunque entra. Potrei dirvi che ho ricevuto una telefonata mezz'ora fa, ve lo posso dire, dalla dottoressa Lupo da Roma, presidente nazionale dell'associazione MSC, che è un particolare tipo di malati. Ma l'ordine di questo non si occupa. L'ordine si occupa della soluzione di quel problema, non di porre altri casi. E questo deve essere molto chiaro. Gli organi di informazione hanno il dovere di informare correttamente i cittadini. Adesso veniamo anche ad un altro organo di informazione. Cioè, rifiutando, penso, quando ci si nega più volte evidentemente non si vuole parlare, di parlare del presidente, col presidente dell'Ordine dei Medici in vista di una trasmissione che Telenova fa e che si chiama Il Graffio. Sapevo che si sarebbe parlato di questo, avrei voluto dire, dare qualche dritta, cioè nel senso di come si stava operando, nonostante gli ottimi rapporti con non solo col direttore ma anche con la proprietà, non ci è stato consentito di dire nulla. È stata fatta una trasmissione, ovviamente non è colpa dell'emittente, ma di chi ha dato le informazioni, dando informazioni ovviamente assolutamente errate, parlando di struttura di eccellenza, quando, come vi ho detto, si tratta di un presidio territoriale senza possibilità di ricoveri. Parlare di strutture di eccellenza, poi chiaramente l'assessore Attolini era là che si vedeva che era in imbarazzo, e comunque ha detto questo è un esempio di come si convende un ospedale. Quando Attolini, che è un medico, parla così, quando il mio amico e parente Rocco Palese fa affermazioni superficiali, essendo medici tutte e due, e conoscendo bene i meccanismi della sanità, a me dà fastidio come rappresentante anche dei cittadini. Allora lì, nella trasmissione in Graffio, è stato detto questo. Non è stato detto, per esempio, e questo lo dovete sapere, che per 15 ore al giorno quella struttura, cioè dalle 17 di sera alle 9 di mattina, si trasforma in una casa di riposo poco avanzata, cioè in una RSA. Se succede qualcosa là dentro, deve intervenire il 118 per prendere da un ospedale, da un presunto ospedale, il paziente per portarlo in pronto soccorso in un altro ospedale. Questa è la verità. E su queste verità non si discute. È naturale che il cittadino, per la cittadina che veniva da Salerno, se vogliamo fare, interrompiamo le cure per la cittadina, ma quella cittadina deve sapere dove sta. E quella cittadina deve sapere che può essere curata in sicurezza dove vuole la regione, dove vuole il direttore, che invece di bighellonare di sera potrebbe pensare anche ad affari molto più importanti, lo possono allocare dove vuole. Allora questa è la soluzione del problema, che si fa con immediatezza. È una soluzione assolutamente indolore, a meno che non ci siano, e io non lo credo, interessi particolari da parte di qualcuno. Dopodiché dobbiamo occuparci anche di altro, e cioè della correttezza dell'informazione che si dà al cittadino e della correttezza dell'informazione che non si è dato invece nei palazzi alti dove si è dichiarato il falso.
dove si è dichiarato il falso. È ovvio che le responsabilità penali sono personali e io me le assumo tutte, anche perché vi parlo di cose assolutamente verificate. Allora, la bontà, diciamo pure la superficialità molto spesso, no? Perché il mio amico Costa è così, è un uomo che bada molto all'apparire, molto spesso va oltre, diciamo, le competenze specifiche. Quindi la bontà del mio amico Giorgio Costa, peraltro anche lui presidente di un ordine professionale, ha portato alla nomina quale consulente, quindi i consulenti si presume che siano molto esperti, in una commissione, la commissione per lo studio delle malattie da esposizione ad uranio impoverito, commissione quella è una commissione bicamerale, allocata presso il Senato della Repubblica, dove documentalmente potete andare a scaricarvele, non ci sono problemi, dove in modo documentato il direttore Mellone si beava dell'ostentazione di titoli accademici e di servizio mai posseduti. Mellone, che è il direttore dell'ASL, si vantava di titoli, non mi ha fatto finire, di carriera accademici e di servizio mai posseduti dal suo medico, che non era il professore Minelli, ma è il dottor Minelli, che non è direttore di una unità operativa, perché il direttore è sempre il primario, e l'unità operativa è sempre complessa, è direttore di una struttura di alta specializzazione che per 15 ore al giorno si trasforma in una casa di riposo. Lo hanno fatto davanti alla commissione d'inchiesta per le malattie da esposizione ad uranio impoverito. Signori, quante persone sono venute a conoscenza di questa realtà e quante persone possono partire dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Calabria, roba del genere, per andare a trovare esperienze e strutture che non rispondono al vero e che quindi come? Perdonatemi, si può interrompere un po'? No, facciamo tardi. Ragione di chiarezza, nel senso lei parla di posseduti dal suo medico, dottor Minelli. Dottore Minelli. Che è responsabile, l'ho detto. L'aveva detto. Allora, voi comprendete bene che avevo chiesto alla Regione, in quella commissione che valuta l'uranio impoverito, ci sono le alte autorità militari, e siccome poi si parla di militari, bisogna essere molto chiari, molto chiari. Nessun militare prende la strada di qua, per il semplice fatto che non c'è nessuna competenza derivante da comprovata esperienza, lo dice il dottore Minelli, nel dire e nel segnalare l'attività dice quello che è stato fatto nel 2011, immunodeficienze primarie 2, malattia di Bechet 1, dermatite epitiformi 1, penfigo 1. Io spero non sia vero. Sapete perché? Perché se fosse vero, per un medico tentare di curare qualche cosa di grave di cui non può assicurare assolutamente nessun buon esito è una cosa grave. Connettività indifferenziata, non c'è assolutamente nulla, voi lo potete vedere, sull'uranio impoverito.
diventa per la Regione Puglia e sono irresponsabili, centro di riferimento regionale per rurale impoverito. Ma può un ordine professionale tollerare queste cose? A me fa piacere dire il dottore X si distingue per tante cose, è un nostro vanto anche a livello nazionale, è chiaro che ci fa piacere, ma non possiamo assolutamente immaginare che un medico e che la regione, l'assessorato, l'ARES facciano una delibera in cui insieme a tutti i centri universitari, i policlinici che si occupano, che quindi sono individuati come centro regionale di varie malattie, cardiochirurgia, eccetera, 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 spunta Campi Salentina, ospedale dismesso, centro di riferimento regionale nella rete nazionale. Allora signori, scusate, possiamo dire di tutto, possiamo dire di più, l'ordine non lo può permettere, ma non si deve dire che l'ordine vuole assolutamente la chiusura del limite. L'ordine vuole la tutela del cittadino. La regione e l'ASL sanno come fare per mettere i cittadini in condizioni di sicurezza. Prendono l'esistente e lo trasferiscono, sintesi e semplicità. Hanno accorpato tanti reparti di chirurgia, di medicina, di ortopedia. Non capisco per quale motivo non possano mettere in sicurezza. Poi i posti letto quanti sono? 7, 8, 10? Ma ne possono dare 20, 30, 40, quanti vuoi? A noi fa piacere, quello attiene alla programmazione che deve fare l'ASL, che deve fare la regione, lo fa l'ASL. Questi sono i termini. Cioè l'ASL faccia quello che deve fare, la regione faccia quello che deve fare il regime di sicurezza. Dopodiché la regione però ha l'obbligo morale che, avendo concorso a far arrivare tante informazioni distorte, non veritiere, in tante parti d'Italia, deve dire, ha l'obbligo di dire alla sanità militare: attenzione, le cose non stanno così, con molto caro. Se non lo fa la regione, lo fa il presidente dell'Ordine dei Medici, perché ha il dovere di dire al generale Marmo, a tutti gli altri: guardate che le cose stanno così, e far vedere come stanno. Non è questo l'interesse dell'Ordine dei Medici. L'interesse dell'Ordine dei Medici, ripeto, è la tutela del cittadino. La regione lo fa e me lo comunica. Non lo fa, mi sostituisco. Una cosa è certa, che siccome la soluzione del problema del limite oggi è veramente puerile, non ci vuole nulla. Io, per stimolarli, non per ricercare eventuali problemi penali, io, uscendo da qui, vado a portare quelle lettere che voi avete, le porto ai NAS perché verifichino quello che non so se ha visto ieri chi ha fatto il servizio, perché verifichino tutte le cose che sono scritte e verifichino l'interesse dei cittadini. Poi le porterò alla Guardia di Finanza, le porterò alla Procura della Repubblica, le porterò personalmente al Ministero, qualora non provveda l'ASL, le porterò personalmente al Ministero, perché queste cose vanno così solo nell'interesse di tutti. E dopodiché io ritengo di avere fatto il mio dovere, di aver adempiuto a quanto mi ha detto il mio consiglio all'unanimità, non nella direzione della chiusura di quello che c'è, ma se vogliamo nella soluzione di un problema che può essere tranquillamente risolto con un trasferimento dove vogliono loro. Poi è chiaro che i malati non possono dire: io voglio essere curato a Campi, possono dire: io voglio essere curato da quel medico. Vabbè, quel medico lo si sposta, ma hanno spostato tantissimi medici, centinaia di medici, hanno cambiato posto di lavoro, modo di lavoro, anche abitudini, perché se un medico passa da una parte all'altra o più vicino o più lontano, cambiano anche le abitudini di vita. Ma noi medici siamo pagati anche per rendere un servizio, e quindi lo rendiamo lì dove ci manca.
Se qualcuno pensa di poter evadere all'obbligo di informazione, non mi riferisco a Leo, si sbaglia, perché io ho fatto richiesta a Telenorba, che si è resa parte attiva per quel servizio, di avere, secondo le vigenti leggi, la possibilità di intervenire sempre a tutela del cittadino, perché poi Telenorba si allarga un po' anche per le regioni, tutto, di intervenire, poi voi giornalisti lo sapete, sapete quella legge. Nello stesso modo, con lo stesso tempo, per diritto di replica o diretta. E quindi lo dovranno fare, anche se il direttore Magistà non ha risposto ancora alla mia richiesta. Ha risposto invece mandandomi il testo della sua trasmissione. Allora, io nel comunicarvi la doverosità di questa mia comunicazione e la necessità che i cittadini, a questo punto dobbiamo dire con orgoglio o purtroppo, che sono a conoscenza di determinate cose sui limiti, sappiano quali sono le reali competenze, di che cosa si può occupare con certezza limiti, quali sono, diciamo, gli operatori che vi operano, generalmente ne sono alcuni, una se n'è già andata, è una psichiatra, se n'è già andata, altri hanno altre specialità, e quindi dire ai cittadini italiani, perché purtroppo la sanità non si limita a Lecce, a Campi Sant'Agata c'è questo. Dicendo c'è questo significa anche non c'è tutto il resto, e la regione ha l'obbligo di farlo. L'ordine dei medici, sempre nel rispetto del cittadino, da queste posizioni non deflette di un centimetro. E ripeto, la regione prenda anche coscienza che nella commissione d'inchiesta parlamentare sull'uranio impoverito sono state fatte false affermazioni o ostentazioni di cose non veritiere alla presenza del direttore Melloni. Per cui io al presidente Vendola, che ha detto i limiti non si tocca, ma chi lo vuole toccare? Voglio dire però una cosa molto semplice. Alla luce di tutto quello che ha fatto o non ha fatto il direttore generale, perché poi nelle lettere il direttore ha detto che condivideva con me alcuni aspetti sull'uranio impoverito, sul limite o sul pentico, lo ha detto, e ha detto pure che ci si limita lì a inquadrare la malattia, ma quale malattia infatti? E non a curare. Poi in commissione parlamentare dicono provata esperienza e dicono di avere fatto tante cose e curato. Allora, cura, cura. Io vi voglio fare un esempio perché voi possiate comprendere perfettamente, vi chiedo scusa se vi dico così, quali sono i compiti e le attribuzioni di una commissione d'inchiesta. Quando io ne ho fatto parte, lo dicevo così, in passato, di una commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie complete, io sono andato in Sicilia, come voi, è vero, allora, per cortesia, virgola, fuori dai piedi. Grazie. Solo una cosa, è chiaro che quello che ha detto andava, ho visto, in due binari paralleli. È chiaro la questione del limite, vabbè, esiste, rimanga, in posti più adeguati. No, in posti certi. Certi, va bene, e si trova, si risolve. Però come deve rimanere? Cioè, se dall'altra c'erano le accuse alla qualità di un servizio, dico, su questo, dico, che interventi fate? Mi sembra che un'accusa precisa nei confronti di chi lo dirige, allora, quello, no? Allora, il dottore Minelli è un allergologo immunologo.
D'accordo? Okay. Dottore Minetti, Nellini gli fa esattamente tutto quello che deve fare uno. Certamente, nel momento in cui vediamo pubblicità diversa, quello, no? Gli interventi... Allora, uranio impoverito, lì non se ne deve parlare proprio, perché non c'è nessuno, lo dice lui. D'accordo? Penfigo? Beh, deve andare in grossi centri di dermatologia, un penfigo vero. Perché sennò muore. Non li possiamo curare a parole. D'accordo? Voi intervenite nel confronto del dottor Minelli, che in questo periodo ha fatto quello che ha voluto, ha fatto queste cose. Noi, adesso, noi non dobbiamo intervenire. Allora, su quello che è stato fatto, c'è l'ASL che fa. La sintesi è: il centro rimanga com'è e faccia quello che può fare, oppure se volete che diventi un centro di eccellenza, rimane le persone d'arte. Questo è il senso. Ma non spetta a noi, questa fa parte della. Scusami, fa parte della programmazione. E noi nella programmazione non possiamo entrare. La programmazione la fa la regione e la fa il direttore sanitario sentito il parere obbligatorio del consiglio di sanità. Per cui per noi qualunque cosa si faccia nei limiti del consentito e senza autoreferenzialità o roba del genere, per noi va bene. Io vi posso dire, a completamento, vi posso dire che hanno tentato tutte le manovre a volte gli amministratori. Hanno cercato di condizionare l'UDMG di Campi Sorrentino, cioè il coordinamento delle cure primarie del distretto, e qui c'è il direttore che può confermare o smentire. Ma poi per fare che cosa? Per mantenere un qualche cosa di pericoloso per i cittadini? No, i cittadini siano messi in condizione di stare bene. Non di stare bene, di stare in condizioni di sicurezza e di essere curati, se vogliono essere curati, e siano curati loro, dove vogliono, al faccio, alla fine, dove vogliono. Mi è arrivato nota di una impennata di diagnosi su malattie, per esempio, perché io ho sentito questo, per esempio c'è una forte protesta per quanto riguarda la cireria, perché chiunque passa di là senza nessuna indagine viene la cireria, non ci sono. Io ringrazio, no, non soltanto a Vito Fazio, io ringrazio. Manderanno. Io ringrazio al Vito Fazio. Come non li fa? Donne che ha una consumata, non consunta, esperienza, e quindi focalizzata. Allora, noi subiamo anche lotta, caro Giovanni, e me, abbiamo lotta, subiamo lotta di aver fatto trapelare, che nei limiti di Campi è stato scoperto, sta per scoprirsi, una celiachia a 81 anni. E ci sono per fortuna professionisti, laboratoristi che hanno rifiutato di fare un esame del costo di oltre 900 euro perché assolutamente incongruente. Allora noi abbiamo questo primato mondiale, non si può permettere di fare queste cose. Poi ti devo anche dire che il direttore Mellone mi ha mandato ancora ieri una sollecitazione per un convegno che devono fare a marzo, se sempre 8 marzo, su queste cose. L'ordine non ha ritenuto di rispondere. Mi ha scritto ieri sera, anticipandomi di aver fatto una raccomandata, chiedendomi ancora il patrocinio e chiedendomi in caso di diniego il perché. Gli vorrei rispondere che è suo interesse, suo e del proponente, è suo interesse che noi non motiviamo il perché non rispondiamo, è suo interesse. Poi noi naturalmente non entriamo nel fatto di chi sostiene poi tutte queste spese megagalattiche. Poi vorrei dire a voi che se volete fare, andate per vedere, voi informate i cittadini. Insieme sotto, diciamo, entrando nell'ospedale, io quando sono andato l'altro giorno per informare i medici, i tre medici che ci sono al dottore Minetti, per portare quelle lettere che avete voi, per opportuna conoscenza, non ero mai andato, ho chiesto a un operatore del 118. Ho detto scusi, io dovrei andare al limite. Ho detto guardi, vado avanti,
vede quel cumulo di detriti, roba del genere, subito dopo gira a sinistra, troverà una vetrata malferma, da lì entra, trova un ascensore e va su, poi naturalmente su ci sta un reparto con un corridoio lungo. Siete mai stati alla Camera dei Deputati dove c'è la galleria dei presidenti? Ecco, lì c'è la galleria dei convegni, la galleria dei convegni, tutti messi in quadri, regolarmente in inglese, perché forse non sappiano che significa gli altri, io sono il primo che non conosco l'inglese, e basta, ci vuole altro per andare. Posso fare una domanda? Essendo stata tirata in causa, vorrei sottolineare che la professionalità a Telerama in realtà non può essere messa in dubbio, forse il Presidente non l'avrà visto, ma proprio un servizio a mia firma nel mese di dicembre è servito proprio per fare un giro all'interno dell'ospedale di Campi, a dimostrare anche i reparti dismessi dove non c'è stata opportuna pulizia, eccetera. Quindi mi aspetto che anche su questo da parte dell'Ordine dei Medici si dica qualcosa, a Campi come anche in altri ospedali. La domanda che volevo porre è: se il problema IMID relativamente ai ricoveri, almeno per questa appendice, riguarda il fatto che sia collocato all'interno di un ospedale dismesso, mi chiedo se lo stesso principio debba valere anche, ad esempio, per i ricoveri a Poggiardo attualmente o anche per i ricoveri a San Cesario. Allora, a Poggiardo ci sono i ricoveri, l'ospedale non è dismesso, lì c'è una gastroenterologia di tutto rispetto, che ci viene anche invidiata, diciamo, fino a livello quasi di Castellana, e poi c'è la lungodegenza, la medicina. Quindi quello è un ospedale che poi abbia avuto l'accorpamento di vari reparti altrove, per esempio l'ortopedia è stata portata a Scorrano, la chirurgia come interventi maggiori è stata portata a Scorrano, lì si fa la chirurgia in esercito, però è un ospedale con i servizi ospedalieri, cioè è un ospedale in sicurezza. Che poi invece di 5 reparti ne abbia 2. Sì, ma anche lì se ti succede una cosa a mezzanotte, come è successo a qualche nostro conoscente, è la stessa cosa. Ti devono mettere in ambulanza e portarti al pronto soccorso, almeno a Scorrano. Quando lei leggerà la mia lettera al direttore, si renderà conto di tutto quello che è diverso, molto diverso, così a Scampisane, così a San Cesare. Mi spiego? Cioè, se prendono l'IMIDI e la portano a Poggiardo, dove peraltro ci sono posti il terzo piano, c'è da ristrutturare, per carità. Non è che io voglia fare per Poggiardo, ci mancherebbe altro, non è interesse mio, non è compito mio. Ma se lo prendono, lo portano là, dice, ma i vostri letti invece di 10 facciamone 15, ma fatene 25, non è un problema. Paradossalmente noi potremmo dire siamo contenti perché aumentano i costi. Certamente non entro nelle dinamiche della spesa, roba del genere, non è compito nostro. Oggi ho letto per esempio sul quotidiano che aumentano di 2 mesi il tempo per il pagamento per i pagamenti in sanità. Ma se quello che si dice è vero, non sperperare 2,5 milioni lì e cercare di contrarre la spesa, perché la si può contrarre, nei limiti di Campi Sorrentina oggi operano, ha detto dal dottor Minelli, che ci ha fatto il quadro, 4 medici, 17 infermieri o altro personale, un amministrativo, 4 volontari, eccetera. Se ai volontari non bisogna proprio fare niente, comunque sono 23 unità. In alcuni ospedali si soffoca perché mancano medici, mancano infermieri, manca tutto. Allora, forse razionalizzare. Non è compito nostro, non è compito nostro, ma probabilmente servirebbe anche a risparmiare enormemente, sempre lasciando la possibilità che i cittadini vadano a curarsi dallo stesso medico. Ma invece di andare a Campi vanno a Copertino, vanno, non lo so, a Fazio, a Galatina, a Gallipoli, dove vogliono, non ci sono problemi. Posso fare un'altra domanda?
Lei ha parlato di interessi privati, che ha detto, a meno che non ci siano interessi privati, e ci sono, perché IMID rimanga lì, puoi esplicitare quali sono? Io non ho detto che ci sono. Sue parole. No, assolutamente. Mi auguro non ci siano, credo. È registrato, eh? No, ci abbiamo anche noi. Tranquillo. Se io avessi dovuto, se avessi avuto certezza di questo, io l'avrei detto, come ho detto, ho fatto tante altre affermazioni pesanti di cui mi assumo assolutamente la responsabilità e ne rispondo penalmente. Quella frase era preceduta da se ci sono, se. Le è saltato il se, cioè ha ragione, c'era la parola ci sono, ma c'era un se prima. No, se. Poi dopo ha ribadito, a meno che non ci siano interessi privati. A meno che si vedremo. A meno che non ci sia interessi ci privati, sono, che presumo ci siano. Che presumo non ci siano. Avrò capito male, riguarderò la registrazione, spero. Senz'altro, ci mancherebbe. No, la veda pure tranquillamente. Ma comunque, al di là di tutto, la sta esplicitando in questo momento. Perché, dottoressa, lei mi conosce bene, io sono sempre quello, diciamo bene, sempre quello, emblema di correttezza, no? Come io sono sempre Tiziana Colluto, giornalista, eccetera. Quindi, se io avessi contezza anche di queste cose, io lo direi tranquillamente assumendomi le responsabilità ricadenti, senza problemi. Però siccome di questo non so niente e mi auguro fortemente che non ci siano, anzi sono quasi certo che non ci siano, non vedo per quale motivo debba fare indagini. Non ci resta prima, prego. Volevo fare una domanda, pensando ai cittadini, il cittadino si rivolge al medico perché dovrebbe essere competente in determinate diagnosi, terapie, di patologia. Nel momento in cui questo manca, perché si evince questo anche, al di là del fatto logistico, quindi della mancata sicurezza del paziente, perché stai in un ospedale dismesso dove non c'è, diciamo, il più elementare servizio di emergenza, no? Non ci sono c'è poi il problema che della... c'è poi il problema che forse è anche più importante, altrettanto importante, della mancata casistica, mancata esperienza. E quindi cioè, il fatto che sia stato finanziato un progetto scientifico, il fatto che il dottore Minelli nell'ultimo, in uno degli ultimi convegni fatti agli Olivetani, credo l'anno scorso, abbia parlato di attività scientifiche in collaborazione con l'università sulle cellule staminali, c'è una documentazione di questo? Perché io l'ho chiesto e non mi è stato risposto. Ma voi avete, diciamo, una documentazione da un punto di vista scientifico, perché ci sono stati degli investimenti, io credo, anche per l'attività scientifica. Allora, dottoressa, mi rivolgo a una platea attenta. Allora, ogni ricovero produce una scheda di dimissione ospedaliera che a Campi non c'è, ed è corresponsabile anche il direttore sanitario del distretto, che dovrebbe intervenire in modo diverso, e io glielo ho detto. Allora, dalla scheda di dimissione ospedaliera che tutti i cittadini avrebbero andando in un ospedale, cioè trasferendo, non che noi vogliamo sottrarre alla competenza del dottore Minelli, assolutamente, ma allocati, per dire, nell'ospedale di Gallipoli, quei ricoveri produrrebbero una scheda di dimissione ospedaliera con allegato DRG, con conseguente DRG, d'accordo? Quindi questo significa che quelle cartelle cliniche poi possono essere dal direttore sanitario del posto o dal direttore sanitario generale consultate, e quindi, se vogliamo, anche, si fa anche casistica. Qui non ci sono né ci possono essere, perché come voi potete vedere nella lettera che ho scritto c'è un'altra cosa importante che ho scritto al direttore generale,
Allora, le patologie rare relative, e le relative erogazioni che sono previste nei LEA e sono previste a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. La dottoressa mi può confermare che ieri pare abbiano detto, e abbiano detto ed è così, che ci sarà una quota di partecipazione al servizio alberghiero di 19 euro per ogni cittadino. I cittadini non devono pagare, tutto quello che è previsto nei LEA è gratis, d'accordo? Allora vi voglio segnalare un'altra cosa. È chiaro che si può dire di tutto, si può stabilire di tutto, però vi posso anche dire che in Italia, sono stato nei due palazzi alti, no? La Camera e la Senato, e sappiamo le differenze che ci sono tra le regioni normali, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano. Il legislatore, che Dio lo aiuti, non ha previsto che un giorno sarebbe arrivata una persona qua giù per fare cose che a Vicenza non gli sono consentite, che prevedono all'interno di una provincia e di una ASL che ci sia un'enclave Campi Salentina, dove si può fare quello che si vuole e dove si può dire ai cittadini: mo voi pagate un ticket, e poi attenzione, devono andare a chiedere il ticket anche a quelli che ci sono stati in passato. Ma vi rendete conto di cosa si fa? E i cittadini, se dovessero sapere qualche cosa di questo genere, cosa direbbero? E il Tribunale dei diritti del malato, di cui era esponente regionale il dottor Baldo Mellone, cosa dicono? Queste cose qua vanno anche al Tribunale dei diritti del malato di Venezia. È chiaro questo, perché noi siamo accanto del cittadino, la tutela del cittadino. Cittadinanza attiva, il Tribunale dei diritti del malato, che cosa dicono? Perché il cittadino, che può essere curato tranquillamente dalle stesse persone in una struttura pubblica, accreditata, pubblica comunque, con tutte le caratteristiche della sicurezza, deve andare in un ospedale dismesso che si trasforma in casa di riposo di notte e pagare un ticket di 19 euro? Ma vogliamo scherzare? Lo devono dire queste cose, io le porto a conoscenza, non perché vedano gli aspetti penali, non per questo, ma perché le autorità intervengano presto per la soluzione del problema a favore dei cittadini. Questo è. Quindi, al di là dell'informazione corretta che deve arrivare alla commissione di inchiesta sulle malattie da esposizione orario impoverito, e deve rimanere, perché sappiano in futuro ancora, quando rifaranno la commissione, perché per ogni legislatura si rifà la commissione, che c'è un qualche cosa che dice quello che non c'è in provincia di Lecce. Io lo faccio con molta amarezza, perché Dio sa quanto avrei voluto che quelle cose invece ci fossero, quelle competenze ci fossero, e che noi fossimo i primi, non in Puglia, perché qui si parla anche di mettere a confronto con realtà nazionali e internazionali. Dottoressa, facciamo ridere i polli, chiaro? Io non consento. Non so perché si rivolge soltanto a me. Perché lei è stata ieri là, ha potuto vedere. Sì, ma precisiamo una cosa: se ci chiamano i cittadini, noi come sempre siamo presenti. Quindi la sua battuta iniziale, sinceramente, del servizio forse poco spontaneo, il termine che ha utilizzato, sinceramente io gliela devo rispedire a lei che è mittente, perché noi sempre siamo stati... Naturalmente, dottoressa, lei comprende bene che i cittadini non è che all'improvviso si trovano e si siano trovati... Ho capito, ma se c'è una cittadina a cui viene rifiutato il ricovero e ci chiama nell'emergenza, noi contiamo, quindi che significa? Visto che sono stati chiamati in ballo i cittadini, mi permette di tenere... So che lei... mi sconsiglia di parlare. Io stamattina l'ho avvicinata e mi ha pregato. Io sono il dottor Giorgio Fiorentini del Centro per il diritto alla salute. Eravamo del Tribunale dei diritti del malato, poiché la nostra associazione non prende soldi e non li ha mai chiesti a nessuno. Abbiamo il Centro per il diritto alla salute a Milano. E io condivido, noi a nome della nostra associazione condividiamo pienamente il suo intervento in questa situazione. Noi non siamo medici, siamo laureati in tutt'altro disciplina. Però una cosa l'abbiamo notata:
Non è possibile, se vogliono tenere in piedi i campi salentini, ma almeno togliessero i malati ricoverati, li portassero via da là, non possono lasciare dei malati, quello ce li diamo pure noi, abbandonati a se stesso perché non ci stiamo altri reparti, unità operative pronte ad intervenire. Ed è per questo, per questo loro timore, che loro sono costretti a tenere la ferma un'ambulanza del 118 con un medico a bordo inutilizzata 24 ore su 24, poi perché temono che gli succeda qualcosa. Questo non mi risulta però, eh? No, mi risulta. Guarda, no, a me non risulta. E quindi conti pure sulla solidarietà di tanti altri cittadini che seguono queste cose, perché noi non abbiamo la documentazione. Io mi limito ad fare questo intervento, perché a questo punto mi sarebbe stato necessario portare una documentazione, perché abbiamo tante lamentele che provengono da quella parte. Io penso che se le autorità competenti, in primis l'ASE, facessero una ricerca presso i vari laboratori, anche del Fazzi, e forse che uscirebbero certe anomalie che vengono fuori da là. Per cui io condivido la televisione che va, interpella, chiamata dai cittadini, però bisognerebbe avere a livello non di televisione ma di fare i conti con la realtà un'indagine molto più oculata, molto più puntuale e diffusa. Mi scusi dottore, io diciamo, è una cosa estemporanea, non era previsto soltanto per i giornalisti. Comunque volevo fare una domanda: ma lei è sicuro che lì stazioni un'ambulanza del 118 con il medico? Provi a chiedere al dottore Scardia e la darà una risposta. Per le emergenze urgenze legate al limite. Provi a chiedere al dottore Scardia, che è responsabile del 118. Sì, oltretutto è consigliere dell'ordine, il dottore Scardia. Quindi per intervenire sul limite. A me che sta fermando. Che sta fermando là, poi dice. Io non lo so, vabbè, comunque su questo l'ordine.